Infine, proseguono le iniziative nell'ambito di Pisa Capitale Europea dello Sport. Questa mattina un convegno dedicato a sport e manager. Riuscire a gestire le risorse facendo calcio ad alti livelli senza avere una storia calcistica alle spalle e dando continuità al progetto. Di questo e non solo si è parlato a Pisa presso la Facoltà di Economia in occasione del seminario di management sportivo a cui hanno preso parte esponenti di due società modello come Sassuolo e Virtus Entella. Obiettivamente i risultati sono alla base di tutto quanto perché grazie a quello che si ottiene sul terreno di gioco poi si può cercare di programmare quello che è la buona gestione della società. Bisogna innanzitutto organizzare nel migliore dei modi i quadri societari per poter avere delle persone che i vari settori abbiano le loro specifiche competenze, in modo tale che poi quanto viene investito dalla proprietà sia effettivamente fruttuoso. La parola giusta credo che sia continuità, ci consideriamo due modelli anche organizzativi per la semplicità di gestione che abbiamo, per il lavoro che entrambi facciamo nel settore giovanile, perché entrambi siamo realtà piccole, di città piccole. Il seminario rientra tra gli appuntamenti di Pisa, Città Europea dello Sport 2016. Le professionalità che sono state messe in campo in questa giornata siano professionalità di altissimo valore e di altissimo livello, quindi Pisa Città Europea dello Sport significa anche cultura da questo punto di vista, conoscenza, insomma io sono davvero molto soddisfatto e molto contento, avanti tutta, continuiamo così.